Cari amici, bentornati su Black and White TV. Oggi, per i selezionati di Giacomo, ci troviamo al ristorante La Cru, ma davanti, ovvero nel nostro giardino, nel nostro orto. Andiamo a trovare Liliana. Ciao Liliana. Buongiorno Giacomo. Cosa stai facendo? Ti sto ancora raccogliendo il basilico che mi avevi chiesto per la tua ricetta. Ah, ma vedo che è andato in fiore, come mai? Sì, perché purtroppo quest'anno è stato un anno abbastanza difficile per le nostre api e siccome amano tantissimo il basilico l'ho lasciato fiorire, che così hanno anche loro qualcosa da mangiare. Ah, capisco. E spiegaci un po' come funziona questo orto, come, da dove è partito, da dove stiamo andando e cosa stiamo facendo. Allora Giacomo, il nostro orto è un orto che oserei dire va un po' oltre il biologico, nel senso che tutto quello che succede in questo orto succede in maniera naturale. Abbiamo provato a copiare un orto contadino dove i nostri nonni avevano il loro pezzettino di terra dove coltivavano tutto il necessario per le loro famiglie. Nel senso, loro sceglievano per esempio a mettere il basilico vicino al pomodoro, però non sapevano il perché lo mettono. Ti dicevano semplicemente che così hanno imparato dal loro papà o chi per loro. Praticamente questa cosa qua si chiama consociazione, perché le piante sono organizzate anche loro in una società. Una società come la nostra, dove c'è amore, dove c'è odio, dove c'è collaborazione, dove c'è un scambio. E praticamente il basilico non fa altro che proteggere il pomodoro da certi insetti che gli possono creare dei danni o da certe malattie, e nello stesso tempo gli aumenta tanto di sapore. Chiaramente ci sono anche altre consociazioni che sarebbero da seguire, in modo che facendo questo tu non hai bisogno di prodotti sintetici o prodotti chimici per eliminare o attirare gli insetti. Eccoci qui Liliana, siamo proprio davanti alle piante delle zucchine, quindi stai raccogliendo e mi dicevi del compost prima. Sì. Praticamente adesso io ti raccolgo, come vedi, queste puntine qua, sì, che hanno anche ancora attaccate un po' di zucchine, i fiori e così via, che sono tenerissime e gustosissime. Dopodiché quello che resta della pianta io lo raccolgo, lo frantumo e lo metto nel nostro compost insieme a quello che chiaramente saranno altri residui dell'orto, di altre piante, insieme a quello che mi date voi come residui della cucina. E facciamo il nostro terriccio che in primavera ritornerà a nutrire le nostre future piante. Quindi una cosa circolare. Esatto, è un ciclo circolare della vita, ecco, questo perché come scrive nella Bibbia, dalla terra nasciamo, nella terra torniamo, vero? Potrebbe essere il concetto giusto. Bene, io ti ringrazio per questa meravigliosa materia prima. Grazie anche. Grazie per il basilico. E ora vado in cucina per la ricetta. Buon lavoro e buon divertimento. Ciao, grazie. Mi ha fatto piacere. Ciao. Eccoci in cucina e con questi bellissimi prodotti che ci ha dato Liliana andremo a fare un piatto ovviamente vegetariano. Quindi useremo il tenerume, questa parte, l'ultima parte della zucchina, assieme al basilico, delle olive verdi, dei fagiolini, dei cetriolini messicani e della ricotta per dare un pochino di corposità a questa crema di basilico, appunto ricotta. Direi di iniziare appunto dal basilico. Bene, ora che la nostra zuppetta di basilico del nostro orto ricotta è fatta, la teniamo a parte e la useremo tiepida a temperatura ambiente. Adesso andiamo a cuocere la parte appunto
del tenerume, quindi andiamo a togliere un pochino queste escrescenze e lasceremo solamente proprio la parte del cuore. Vado a tagliare leggermente questi fagiolini in modo che poi in pentola possano cuocere bene, poi li andremo a tagliare un'altra volta. Visto che questi fagiolini sono cresciuti in mezzo alla nostra pianta di cetriolini messicani, nel piatto li ritroveremo assieme. Andiamo a cuocere le zucchine. Ora che il tenerume è sbollentato e anche i fagiolini, andiamo al taglio delle olive, dei cetriolini e appunto fagiolini, così andremo a fare questa, diciamo, insalatina che sarà la base del nostro piatto. Ora che i nostri fagiolini e le olive sono tagliati, li condiamo con un goccino di aceto e un pizzico di sale e anche i nostri cetriolini, un goccino di olio d'oliva. Questo ci permetterà di dargli della croccantezza e un pochino di acidità, quindi un pochino di freschezza al nostro piatto. Bene, ora siamo pronti, passiamo per questa, diciamo, cottura tra virgolette molto strana, che potete fare anche a casa con l'uso di un cannello oppure direttamente con il grill del forno. Ora che i nostri elementi sono al completo, andiamo all'impiattamento. Con l'uso di un ring andiamo a mettere nel centro la nostra insalatina di fagiolini e olive. A togliere in questo modo, ad avere ai lati la nostra zuppetta di basilico e ricotta. Il nostro viaggio alla ricerca di sapori e ingredienti del territorio continua. E state con noi su Black and White TV.